Ancora nessuna prospettiva per i lavoratori licenziati dall'ex Intex. Si è puntato sulla space economy all'Aquila, ma gli accordi non sono seguiti i fatti e i sindacati sono molto preoccupati, perché a dicembre 2017 la Intex ha chiuso il laboratorio aquilano licenziando 62 persone. Da subito è parso evidente che ci sarebbe stata la possibilità di recuperare le loro professionalità, ma da allora poi nulla è successo e i sindacati non si spiegano il motivo per cui la situazione non si è ancora sbloccata. I lavoratori hanno atteso i tempi necessari al perfezionarsi degli accordi, ma non hanno avuto poi nessuna risposta. Chiediamo allora, dicono i sindacati, un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni e della Thales Alenia Space. Non vogliamo credere che le firme sotto gli accordi non valgano nulla. Mentre i lavoratori sono all'asciutto, perché non hanno entrate né da parte dell'INPS come disoccupati né da parte della Intex, che comunque deve ancora delle spettanze a questi lavoratori, purtroppo stiamo in un momento di stallo per quanto riguarda, molto preoccupante per quanto riguarda la soluzione industriale, quindi la possibilità di ricollocazione di questi lavoratori. Non abbiamo solo una possibilità, noi abbiamo 23 pagine di accordi sottoscritti dalla regione, 23, che prevedono vari attori. Gli attori sono la regione, la Thales Alenia Space, la Forender 24 e i lavoratori licenziati. Questi accordi, queste 23 pagine, riassumono in concreto quale sarebbe il settore e in che modo questi lavoratori potrebbero essere rioccupati all'interno di questo territorio. Non sappiamo oggi, non sappiamo se per negligenza, per disattenzione, per furbizia, non sappiamo come mai queste 23 pagine non vedono in effetti atti concreti per la rioccupazione di questi lavoratori. L'interlocutore principale, che dovrebbe essere industriale principale, che è la Thales Alenia Space, sembra essere sfuggente e a oggi questi lavoratori non hanno ancora avuto la possibilità di incontrare l'assessore alle attività produttive regionale per fare il punto della situazione. La regione ha investito 10 milioni di euro nel settore dello spazio e questo investimento doveva servire anche a recuperare questi lavoratori. Oggi i lavoratori chiedono conto di questo investimento, visto che nessun lavoratore è stato ricollocato. Qualcuno dovrà rendere conto di quello che sta succedendo.